con Giulio Conte, che già si sta preparando, della società Iridra, l'intervento dal titolo La valutazione multiobiettivo di progetti di difesa idraulica, l'implementazione di un modello per la pubblica amministrazione e i progettisti. Ricorderei anche il primo presidente. Sì, Giulio Conte, stavo dicendo, oltre che insomma in questo caso rappresentante di una società di consulenza, è stato anche uno dei padri fondatori del CIRF e primo presidente per i primi 9 anni di vita della nostra associazione. Come diceva Jack Lemmon, nessuno è perfetto, quindi... se riesco a far partire questo affare... Come presidente non eri male, come PowerPoint... Sì. Allora, compito ingrato il mio, perché ho preparato questa presentazione e sono partito dalla presentazione finale del lavoro, che era di 90 slide. Adesso queste sono state ridotte a meno di 30, però io ve ne faccio vedere 7-8, perché sennò nei 12 minuti non si riesce a stare. Allora, l'idea sostanzialmente nasce questo lavoro da una richiesta della Regione Lombardia, che voleva dotarsi di uno strumento che gli permettesse una valutazione tendenzialmente speditiva, veloce, dei progetti di sistemazione idraulica. Avete visto che già 2 ne sono stati presentati stamattina, molti sono nei poster esposti. La Regione Lombardia sta realizzando tante opere idrauliche per gestire i problemi di allagamenti. E quindi a un certo momento ha detto: ma vediamo se queste opere che vengono realizzate sul mio territorio sono, fra virgolette, le migliori possibili. Quindi l'idea era che permettesse di valutare per ogni tipo di intervento a quali obiettivi permette di raggiungere da un punto di vista idraulico, ma anche naturalmente gli interessava gli impatti sul corso d'acqua, se per caso andava a intaccare delle aree di pregio da un punto di vista culturale, storico, eccetera. L'idea era anche, questa è una cosa che ci ha messo parecchio in difficoltà, poter confrontare 2 interventi, una vasca di laminazione a Varese e un argine a Lodi, per capire quali dei 2 fosse, diciamo, più integrato, più, diciamo, quale avesse più benefici rispetto ai danni. Infine, questo stesso strumento dovrà servire come una sorta di guida per i professionisti, cioè i professionisti che si mettevano a progettare queste opere, sapendo che sarebbero state valutate con questo strumento, si mettevano nell'ordine di idee di progettare delle opere in modo tendenzialmente più integrato e intelligente di come erano abituati a fare. Alla fine sono stati selezionati questi criteri che vedete qui, cioè il principale, diciamo, per cui le opere sono progettate, che è ridurre il rischio alluvioni, cercare di fare in modo che quegli interventi non inficino la possibilità di quel corso d'acqua di raggiungere un buono stato ecologico, diciamo, delle buone condizioni ambientali, non danneggino il patrimonio culturale, migliorino la condizione di specie e habitat, quindi la rete Natura 2000. Qui c'è una possibile, delle moltissime possibili ridondanze di questo approccio che abbiamo seguito. Qui c'è la prima, che in realtà non è esattamente una ridondanza, nel senso che la rete Natura 2000 si occupa specificatamente di quegli oggetti che sono regolati, protetti attraverso la direttiva Habitat. Il patrimonio naturale invece si occupa di quelle cose che la Regione Lombardia, attraverso i propri piani territoriali, ha stabilito che sono un patrimonio naturale, e le 2 cose sono abbastanza indipendenti. L'aspetto idromorfologico, che è un aspetto chiave, come sappiamo tutti noi del CIRF, e infine quest'ultima cosa che abbiamo chiamato resilienza territoriale. Il nome l'abbiamo messo perché così fa più scena, ma in sostanza vuol dire che cerchiamo di valutare queste opere anche sotto il profilo di quanto artificiali, fra virgolette, sono, e quindi quanta gestione richiedono. Quindi una soluzione
che dipende molto dalla manutenzione continua di un'opera che è perfettamente funzionale, mi mette in sicurezza un sacco di gente, ma se funziona male poi fa dei danni anche peggiori. Allora, rispetto a una soluzione che è meno dipendente da questa continua manutenzione e attenzione, diciamo, è preferibile il fatto che sia più indipendente. Allora, adesso io ovviamente non dovrei presentarvi ciascuno di questi 7-8 criteri, sono composti di tanti sottocriteri, e per questo che ci volevano 90 slide. Questo non lo possiamo fare, quindi vi faccio qualche esempio spot, e poi per uno di quei criteri, che è quello che abbiamo seguito che ho seguito direttamente io con dei colleghi di RIDEA, vi faccio vedere un esempio, così almeno capite se questa cosa ha un senso o no. Perché dalle cose vi dico prima, secondo me non lo capite. Comunque, per farvi un'idea, i sottocriteri che vedete qui sono quelli che stabiliscono, diciamo, la prestazione di quell'opera sotto il profilo della sua capacità di ridurre il rischio alluvioni. Adesso, per avere un'idea, no, perché c'è questo? Saltato una cosa. Vabbè, niente, ci doveva essere un'altra slide che vi faceva vedere come si calcolava il secondo di questi sottoindicatori, cioè la riduzione della pericolosità per numero di persone esposte. Ve lo dico a voce, tanto per capirci. Questo è basato su tutta una serie di dati che sono tutti esistenti, quindi chi fa questa valutazione non deve tendenzialmente fare quasi nulla di raccolta dati, se li trova in Regione Lombardia sui suoi database. In qualche caso, se fa mezza giornata a vedere dove sta quel posto, è utile, però si può fare così. La cosa importante di questo di questo indicatore 2, la riduzione della pericolosità, è che si basa sostanzialmente sul numero di persone che sono messe, diciamo, non sono più allagabili in seguito alla realizzazione dell'opera, però tiene conto, ci siamo accorti che ci potevano essere delle opere in cui le aree allagate erano sostanzialmente le stesse, ma i tiranti e le velocità dell'acqua cambiavano. Allora, questa è una situazione in cui tu non avresti visto l'effetto di quell'opera, perché il numero di persone che stavano nell'area allagata era lo stesso. Allora abbiamo tenuto conto di questo caso come un meccanismo aggiuntivo, cioè non è obbligatorio verificare questa cosa, ma se si ha questo dato, questo è un elemento che dà, se si abbassa i tiranti o si riduce la velocità, l'opera funziona meglio che se non lo fa. E questo più o meno è un meccanismo che noi abbiamo applicato su tutti i criteri indicatori. Allora, per la parte idromorfologica ci siamo basati sostanzialmente sull'IQM, abbiamo estratto alcuni sottoindicatori dell'IQM perché avevamo la necessità, siccome tutti questi indicatori confrontano una situazione ex ante, prima dell'opera, con un ex post, ovviamente devono essere criteri indicatori che siano prevedibili. Quindi non tutti lo sono e sono stati scelti solo quelli, oppure alcuni erano in realtà considerati in altri criteri. Quindi è stato fatto un lavoro di elaborazione che ha permesso di arrivare sostanzialmente ad una prevedibilità sempre di uno stato ex post comparato con quello ex ante. A questo punto vado veloce su tutti gli altri indicatori, che sono sostanzialmente dei criteri che potete immaginare. Il patrimonio naturale, il patrimonio culturale sono criteri che si attivano, cioè un progetto è positivo o negativo solo quando c'è un bene e quando quel bene, nella situazione ex post, è in condizioni diverse da come è in quella ex ante, altrimenti si annullano. Vado a farvi un esempio sullo stato ecologico, così capite che cosa fa
esattamente questo indicatore. Sullo stato ecologico noi abbiamo sostanzialmente mutuato dall'indice di funzionalità fluviale un meccanismo di criteri, prendendo alcune domande e poi noi, diciamo, gestendo la quantificazione, la metrica dell'IFF in modo che tornasse nel confronto ex ante ex post, va bene? Allora, per farvi un esempio, questo è un corso d'acqua, che questo tratto qui, dove viene prevista una cassa di espansione. Attualmente è rettificato, vedete, con una fascia monofilare di robinia e poi c'è un campo coltivato. Il progetto prevedeva in questo caso di sostanzialmente creare un nuovo alveo e quindi c'è un certo miglioramento, anche se, come vedete, per esempio la fascia riparia sostanzialmente non migliora, anzi forse peggiora un pochino. Allora, se voi andate ad applicare il nostro indice, quello che vi dice è che fra l'ex ante e l'ex post voi avete un miglioramento di 0,16 su un totale possibile di 1, quindi un miglioramento modesto del 16%, perché è un intervento che fa un certo miglioramento rispetto alla situazione preesistente, ma non così significativo. Al contrario, un intervento che lavorava su un corso d'acqua seminaturale, dove era prevista una completa regimazione con massi ciclopici. I massi ciclopici in Lombardia vanno molto, sono trendy. E vedete, in questo caso c'è un'alterazione profonda di un sistema e voi avete, fra ex ante e ex post, avete un peggioramento del 63%. Quindi, in linea di massima, questo criterio un'indicazione la dà, ovviamente è molto migliorabile, ma questo è fattibile praticamente senza quasi neanche andare in campo. E questo è quanto. Grazie Giulio per essere stato giustamente nei tempi. C'è qualche riflessione o quesito? Sì, va in fondo. Le altre 88 slide. Questa sera invece della cena sociale, chi è interessato, c'è una sessione dedicata con Giulio che si fermerà apposta. Prego. Ciao, sono Fabio Carnelli, ricercatore in scienze sociali, e quindi chiedo se in questo modello sono stati considerati o secondo lei ha senso considerare o integrare l'impatto dell'opera sulle caratteristiche della popolazione o la facilità di realizzazione a seconda delle caratteristiche della popolazione, insomma delle variabili legate a vulnerabilità sociale, oppure consapevolezza, oppure accoglimento, insomma variabili di questo tipo. Grazie. Dunque, noi non l'abbiamo fatto e non avremmo potuto farlo con i tempi e le risorse a disposizione. In teoria sì, sarebbe molto interessante poterlo fare, cioè poter dire magari in un certo contesto, indipendentemente, anzi in integrazione con quelli che sono gli aspetti fisici, naturalistici, di effetti positivi in termini di minor popolazione esposta, si potesse valutare se quell'intervento ha particolari effetti o sia particolarmente fattibile anche, perché ci sono determinate condizioni sociali. Non saprei minimamente come farlo, però sarebbe una potenzialmente interessante. Bene, se c'è telegrafica. Vai a studiare. No, a me andare. Bene. Siamo fuori dai.